Andiamo adesso in Appennino e precisamente a Castelnuovo nei Monti, dove l'emittente radiofonica Radio Nova ha compiuto 30 anni. Siamo entrati per voi negli studi della radio e abbiamo intervistato alcuni dei suoi protagonisti. Il 20 ottobre 1984, da due stanze della canonica della Pieve di Castelnuovo Monti, iniziano le trasmissioni di Radio Nova, emittente radiofonica espressione della parrocchia del capoluogo montano. I 30 anni sono stati festeggiati sabato scorso, 18 ottobre, al Parco Teggio di Felina. Il primo messaggio lanciato nell'etere è stata la benedizione dei locali dell'emittente alla presenza del vescovo ausiliare di Reggio Emilia Guastalla, Monsignor Camillo Ruini, e del parroco Don Gianni Manfredini. Inizialmente il palinsesto prevedeva 2 ore di trasmissione giornaliera in diretta, dalle 17 alle 19, e la ripetizione di radio nazionali. Nel tempo le ore di programmazione crescono e dal marzo 1989 Radio Nova propone un palinsesto totalmente autoprodotto a copertura dell'intera giornata. Anche l'irradiazione del segnale nel tempo migliora. Dal capoluogo montano il segnale in modulazione di frequenza FM 94-35 arriva a coprire l'intera montagna reggiana, dalla media collina al crinale. Radio Nova nacque 30 anni fa su iniziativa della parrocchia di Castelnuovo Monti, in particolare di Don Gianfranco Manfredini e di un gruppo di giovani che diedero vita a questa attività che sicuramente non si prevedeva che durasse così tanto tempo. Nel 2004, da un'iniziativa di alcuni giovani del territorio che si volevano in qualche modo formare nel settore della informazione via web, nasce Redacon, redazione della cooperativa 90, e 2 anni e mezzo fa è nato Reggio Emilia Meteo.